Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Qui il vostro Ale Lorenzi e come avete avuto modo di vedere dalla miniatura e dal titolo del video, oggi parliamo di me e parliamo di un insieme di riflessioni che in questi giorni ho fatto, ovvero di un insieme anche di lezioni che come media buyer, advertiser, imprenditori, imprenditore digitale in questi anni ho appreso e che onestamente vorrei dire a Ale di qualche anno fa che magari era un po' più alle prime armi, non sapeva esattamente come muoversi e penso che sia un video molto interessante sia per me da riguardare, sono completamente sincero, mi sembra un po' un'eredità da lasciare a me stesso nei momenti magari down, nei momenti in cui penso di non aver fatto abbastanza, e anche il classico video che se io avessi visto anni e anni fa probabilmente mi avrebbe spronato ad andare avanti o comunque mi avrebbe aiutato a guardare le cose non solo in modo oggettivo ma anche in modo grato, ok? Quindi partiamo un po' da tutte quelle che sono delle riflessioni. Come sempre ragazzi lo sapete, per chi mi segue per la crescita personale non sono assolutamente un guru, quello che vi porto qui sul canale sono tutte esperienze che ho fatto, riflessioni, cose che ho studiato e che ho sperimentato sulla mia persona e ho piacere di condividervele, ma veramente come farebbe un amico ragazzi, non sono un guru, non mi interessa esserlo della crescita personale, ok? Fatti chiari, amicizia lunga. Ebbene, cosa direi a Dale di 10 anni fa? La primissima cosa che mi direi è che sicuramente la pazienza è una virtù. Sì Ale, hai scoperto l'acqua calda. In realtà troppe volte sottovalutiamo quanto la pazienza abbia un ruolo fondamentale in ciò che facciamo, frutto anche i social che ci hanno abituato a vedere subito una gratificazione, subito un risultato, no? Io magari faccio partire una campagna pubblicitaria ora, in qualche ora voglio vedere un risultato, piuttosto che pubblico un post e mi aspetto i like, i commenti immediati. L'essere paziente è forse una delle cose che ad un Ale di 10 anni fa riusciva veramente molto difficile. Qui, sono sincero, ha occupato un ruolo fondamentale nel mio percorso personale, dove per cambiare tutto praticamente ho dovuto aspettare tantissimo e quindi mi sono trovato costretto in una posizione di costrizione a dover aspettare anche se non mi andava, anche se non volevo, e quindi ho avuto una bella palestra relativamente alla pazienza. Però se oggi vi dovessi dire una cosa, un errore che in passato magari commettevo molto sul mio personal branding, su chi ero, era la fretta di volere i risultati. Io facevo qualcosa e subito volevo un riscontro, subito volevo il risultato, e questo oggettivamente è stato un ostacolo non da poco, è diventato un mio stesso limite che poi col tempo ho capito essere tale, e quindi era diventato un limite sul quale lavorare, perché ovviamente diventava un limite verso il mio successo, verso la mia carriera. E inoltre il successo richiede tempo, non richiede solo tempo, richiede preparazione, richiede azione, richiede tantissime cose fondamentali, ma sicuramente richiede anche tanta pazienza. Cioè è vero che la pazienza è una virtù, bisogna saper attendere, bisogna comprendere delle dinamiche, bisogna anche semplicemente aspettare il momento giusto. Tutto questo ovviamente ci fa capire quanto la pazienza sia importante. Quindi la primissima cosa che direi ad Ale di 10 anni fa, se ora ce l'avessi davanti qui dall'altra parte della telecamera, gli direi: preparati a essere paziente, non deve essere necessariamente una cosa negativa, ma fa parte del percorso, fa parte della journey. Quindi essere paziente è una cosa che devi mettere in conto nella tua bilancia, nelle tue cose, perché ci vorrà tempo, alcune cose non andranno come vorrai, questa è un'altra lezione che gli direi subito, ma preparati a essere paziente. Chi è paziente ha in mano un'arma che gli permette di arrivare alla fine della corsa, chi invece è impaziente, vuole i risultati subito, sì magari ci arriva, magari in alcuni casi gli va bene, ma non è per forza sempre detto. Quindi prendi la pazienza, mettila in saccoccia e portatela a casa. Seconda lezione che gli direi è proprio il fatto di essere pronti a tutto, quindi sia in positivo sia in negativo. Molte cose non andranno come immaginavi, ma molte volte non è detto che questo sia necessariamente un'espressione negativa. Tante volte rimarrai sorpreso, le cose andranno magari in modi completamente diversi da quelle che speravi, ma positivo, in un modo positivo, saranno più grandi, saranno più intense, saranno più belle. Altre volte purtroppo le cose non andranno come volevi, non andranno come avevi pianificato, ma allenati a pensare che chiusa una porta c'è un portone, allenati a pensare che non è mai un fallimento ma è sempre una lezione, che puoi sempre migliorare, puoi sempre fare qualcosa per raggiungere quello che vuoi ed è tutto in mano tua. Tante volte magari si rischia di pensare: oddio, le cose non sono andate come volevo, avrei dovuto fare di più, avrei dovuto fare quello, soprattutto in chiave negativa.
positiva, perché poi lo sappiamo, quando le cose vanno bene nessuno si guarda indietro a capire che cosa ha funzionato magari, o comunque pochissime persone lo fanno, mentre ciò avviene nelle cose negative, no? Cioè si cade subito nel loop di cercare di capire perché è successo a me piuttosto che un'altra persona, che cosa ho sbagliato, che cosa avrei potuto fare meglio, no? Il chiedersi semplicemente perché le cose non sono andate come volevamo. Bene, allenarsi a pensare a cosa avrei potuto migliorare, cosa avrei potuto cambiare, perché se quella situazione si ripete, il fatto che sia accaduta, meglio prima che dopo, ci permette ovviamente di partire un po' di prevenzione, capire che cosa possiamo muovere a nostro favore perché ciò non ricapiti, che cosa possiamo migliorare, tantissime altre sfere che sono importantissime. Quindi prepararsi a tutto, sì, le cose possono andare male, a volte non andranno come pensavamo, altre volte prenderemo delle porte in faccia, ne ho prese tante nella mia carriera e quindi succederà e succederà ancora molto probabilmente ed è successo, ma tante altre volte succederà che le cose andranno molto meglio di quello che pensavamo e questo ci stupirà talmente tanto da darci quella grinta, quel quid in più per dire ok, sto facendo la cosa che amo, sto facendo la cosa che adoro e sono sulla strada giusta. Terza lezione che direi da Ale di 10 anni fa, studia, 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 mangia informazioni, mangia tecniche, strategie, testa, sporcati le mani, non avere paura di fare. Anzi, cerca di fallire il più velocemente possibile, il più delle volte. Questo perché più fallirai, più capirai non solo che cosa non ha funzionato, ma più velocemente lo farai. Ciò significa che non avrai paura di investire magari budget in progetti, piuttosto che fidarti delle persone e poi capire che effettivamente non era la scelta migliore, piuttosto che giocare d'impulso alcune volte di pancia e prendere delle decisioni velocemente. Cerca di capire cosa non funziona, cosa invece poteva funzionare, fallisci, apprendi tutte le lezioni che un fallimento porta con sé e ama il fallimento. Ovviamente non stiamo parlando di cose legali, ma se ho un progetto che voglio portare avanti, se fallisco so esattamente che cosa non mi permette di raggiungere quel successo, quel risultato, quindi ho scartato un'opzione che mi avrebbe fatto perdere tempo. Ecco perché è importante non solo fallire, ma fallire nel più breve tempo possibile, perché riesco a risparmiare tempo. So che sembra un concetto avanzato, difficile da capire, ma in realtà nel fallimento ci sono tantissime lezioni e soprattutto se fallisco nel minor tempo possibile, beh, in quel caso gioco a mio vantaggio la partita, perché ovviamente ho risparmiato tempo, tempo che potrò destinare a strategie, tecniche, opzioni che mi permettono invece di ottenere un risultato che voglio. Quindi abbracciare il fallimento, capire che non è necessariamente una risorsa negativa, ma soprattutto aver voglia di fallire, di sporcarsi le mani, di ottenere dei risultati e capire che cosa funziona e che cosa non funziona. Altra lezione importantissima, oltre all'essere preparato, continuare a essere curioso, non sentirsi mai arrivato. Questo fortunatamente è una componente molto forte del mio carattere. Io non mi sento mai arrivato, c'è sempre quella domanda che voglio fare, c'è sempre quell'argomento che voglio approfondire, c'è sempre quell'aspetto di me che posso migliorare nel lavoro, nella persona, nell'allenamento, nella crescita personale, nell'alimentazione, nel parlare con un mentore, c'è sempre quell'aspetto che voglio approfondire, c'è sempre quella cosa che voglio sapere di più. Quindi rimani curioso e cerca informazioni e appunto assorbisci, studia, analizza, chiediti come vengono fatte le cose. Vi faccio un esempio, sapete che ho comprato casa, in questi giorni in particolar modo stanno arrivando le prime cose, quindi voglio dire la sto vedendo modificarsi e una cosa che per me è importante di quando ho comprato casa, ovviamente ce ne sono tantissime, ma c'è quello di crearmi un ufficio che poi vi farò vedere nel tempo. Ebbene, in questi giorni sto trascorrendo diverso tempo, lo sto investendo proprio nel capire come creare un home studio, come creare una parte per un set di YouTube dove farvi vedere tante cose, dove sperimentare, eccetera eccetera eccetera. Il fatto di rimanere curioso e di pormi domande continuamente mi porta ad apprendere altre cose, soprattutto in sfere che magari non avrei approfondito. Io faccio il media buyer, sono un imprenditore digitale, non sarei mai probabilmente arrivato a studiare le luci per un set di YouTube. Invece, proprio perché sono curioso e sono interessato all'argomento, perché mi lascio appassionare dalle cose e perché mi chiedo come si fa, come si ottiene, come posso raggiungerlo, mi porto a studiare altre sfere che arricchiscono quella che è la mia persona, arricchiscono quelle che sono le mie competenze e poi mantengono il mio cervello allenato a nuovi stimoli e quindi è un'esperienza grandiosa. Tranquilli che per quello che riguarda lo studio vi aggiornerò, ovviamente. Tra l'altro, se questi video vi stanno piacendo, iscrivetevi al canale, lasciate un like e iscrivete Crescita Personale se volete altri video del genere. E poi un'altra lezione
dal mio punto di vista importante è la contaminazione. Sono sempre stato un amante dei viaggi, mi sono sempre preso la valigia e mi sono fiondato in tantissime esperienze. Mi ricordo una volta con Sara che tipo in 10 giorni o 7, ora non ricordo esattamente, abbiamo visto 5 o 6 stati, rimbalzando tra un aereo e l'altro, sfruttando tutte le offerte low cost che c'erano al momento e semplicemente con una valigia trolley minima da cabina in due, quindi proprio un'esperienza pazzesca e ci siamo divertiti tantissimo. Ma lasciarsi contaminare da culture, da esperienze, da chi ne sa di più e anche da chi ne sa meno, fatti contaminare da tutto quello che è diverso da te, non avere paura di affrontare ciò che è diverso, ma lascia sempre una porta aperta. Ovviamente non fidarti delle persone sbagliate, anche se succederà, ma abbiamo già visto come questo purtroppo fa parte anche del processo, ci sarà sempre la persona che ti farà mangiare le mani, sarà sempre la persona che purtroppo non si rivelerà quello che era, ma ci sarà anche la persona che invece ti stupirà. E proprio in questo viaggia, sporcati le mani, assaggia cibi che non avresti assaggiato, non porti limiti mentali. So che io non li ho mai avuti, ho sempre cercato di mantenere una mentalità aperta e di non giudicare gli altri. Paradossalmente a me di molte scelte che le persone fanno, ovviamente se stiamo parlando di scelte nazionali piuttosto che della società è un altro discorso, ma il sapere che una persona preferisce fare il nomade digitale piuttosto che lavorare da casa, piuttosto che lavorare d'ufficio, non è una cosa che mi sento di giudicare, non è una cosa che banalmente mi interessa, lasciatemi passare il termine, nel senso che ogni persona deve essere libera di fare quello che preferisce, quindi anche l'imparare a non giudicare è molto 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 importante per diverse ragioni. La prima è che la società ci porta a giudicare, voi provate a uscire di casa, avete il vicino che vi osserva, il parente che vi giudica, eccetera eccetera eccetera, perfino le persone che non vi conoscono, molto probabilmente quelle, e vi basta fare una ricerca sui social per vedere quante altre persone vivono questa situazione, quanti meme vengono creati su conosci tu meglio la mia vita della mia, eccetera eccetera, ok? Il saper non giudicare ovviamente ci pone veramente con un filtro oggettivo e inoltre ci risparmia tantissime energie, ragazzi, che stiamo semplicemente buttando. Pensate a quante volte ci siamo trovati vittima magari dell'invidia. Io non mi reputo una persona invidiosa, ma vedo tanti conoscenti lasciarsi logorare dall'invidia, giudicare la persona che riesce ad avere quel qualcosa in più e giudicarla male. Sono tutte risorse che non ci conviene fare, tutte energie che sprechiamo letteralmente, che non ci arricchiscono come persona. E non lo dico come, diciamo, discorso moralista, non mi interessa minimamente, ma credo che sia fondamentale riuscire a essere oggettivi e avere il rispetto di se stessi, ma questo ci arriviamo in fondo a questo video. Per cui viaggiare, capire le nuove culture, abbracciarle, provare, non avere paura di testare, non giudicare anche quello che è più diverso, anche culture che sono lontane chilometri da noi. Ci sono culture dove non sanno magari nemmeno cos'è una fotocamera, io invece ho uno dei modelli più nuovi magari, no? Quindi non giudicare chi non sa una cosa, allo stesso tempo non aspettarsi il giudizio, essere, diciamo, una spugna che osserva, guarda, si arricchisce e porta a casa e fa proprio tutto questo. E poi l'ultima lezione, la più importante dal mio punto di vista, insieme a tutto questo coronamento, questa insalata di lezioni che però, ripeto, fanno parte di un video che avrei voluto sicuramente guardare molto tempo fa, beh, il mettersi al primo posto. Un errore che ho fatto tante volte in passato è che proprio non l'ho fatto, o per rendere felici altre persone o per paura di magari perdere una persona piuttosto che un'opportunità, non mi sono messo al primo posto, magari spesso offuscavo quelle che erano le mie ambizioni, quelli che erano i miei pensieri, eccetera eccetera, li mettevo proprio in parte. Credo che l'immagine ideale sia dire che li mettevo in parte. Invece con la maturità, perché tra un po' è anche il mio compleanno, ragazzi, con la maturità mi sono anche reso conto che non c'è cosa più sbagliata. Ovviamente non sto parlando di un egoismo che ci porta a chiudere le porte verso gli altri, ma di un sano egoismo, cioè il mettersi al primo posto, essere consapevoli di chi siamo, cosa vogliamo fare, non avere appunto paura di dire la propria, di fare le proprie scelte. Credo che qui sul canale, guardatevi tutta la playlist del mio percorso personale, capite perfettamente ciò che intendo, ma proprio mettersi al primo posto, sapere che siamo la risorsa più preziosa che abbiamo per noi stessi e dire ok, io mi metto al primo posto con un sano egoismo, ovviamente voglio bene alle persone a me care, ovviamente porto rispetto, eccetera eccetera, però mi metto al primo posto, faccio quello che mi rende felice, faccio quello che mi colora le giornate senza subire condizionamenti. Ovviamente ragazzi, ci sono periodi della vita in cui questo magari è più difficile, anche io quando ho iniziato anni fa, magari ho preso, fatto dei lavori che non c'entravano niente col mio sogno, ok? Niente, però l'ho fatto perché in qualche modo mi permettevano di fare degli step in avanti
verso il mio sogno, magari anche semplicemente economicamente. Se voi volete fare il media buyer e finite a lavorare da McDonald's o a fare volantinaggio, non ha direttamente qualcosa col diventare media buyer, ma magari vi permette di avere quel cash flow per iniziare a studiare, per iniziare a testare, per iniziare a sporcarsi le mani. E questo ovviamente vi permette di mettervi al primo posto, no? Quindi ci sono dei momenti nella vita in cui non possiamo farlo, o dobbiamo semplicemente temporeggiare, o possiamo farlo in minor parte, ma questo non deve diventare una scusa per metterci in secondo posto. Sempre al primo posto, sempre fare quello che desideriamo, pensare alla nostra felicità, pensare al nostro benessere. Ripeto, stiamo parlando di un sano egoismo, non di un opportunismo, piuttosto che chiudere le porte in faccia delle altre persone, ma mettersi al primo posto con amore verso se stessi. Io sono impiegato tanto, ripeto, se vi guardate il viaggio del mio percorso personale lo capite. Ci ho messo veramente tanti anni a mettermi al primo posto, però la cosa bella è che ora non tornerei assolutamente indietro, non farei quel passo indietro per non mettermi più al primo posto, anzi mi metto sempre al primo posto ed è una sensazione che mi fa stare bene. E quando state bene con voi stessi, ve lo assicuro, non è un detto, ve lo dice una persona che per anni non è stata bene con se stessa, quindi potete credermi sulla parola, sulla fiducia, assolutamente cercate di mettervi sempre al primo posto, ovviamente in senso sano. Ragazzi, questo qui era un video che ci tenevo a fare, molto introspettivo, molto personale, ma penso che vi sia piaciuto. Anzi, fatemi sapere se volete altri video del genere sul canale. Dalle Lorenzo è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao guys!